Carmine Protano, un giorno con Ale. Come sta andando questa giornata? Beh, siamo pienamente soddisfatti perché intanto aver il privilegio e l'orgoglio appunto di poter invitare squadre di blasone, professionistiche appunto come il Pescara Calcio, il Digania Brescia Bari, ma soprattutto l'FC Lugano, per noi è un motivo di grandissima soddisfazione. Poi se abbiniamo anche questa manifestazione fatta proprio nel ricordo di un nostro carissimo amico, fratello, compagno Alessandro Curatolo, per noi è veramente, veramente una grossa giornata, una grossa soddisfazione. Che al di là di tutto mette in evidenza anche l'attività che svolgete voi, che svolgono queste società con questi ragazzi sempre in crescita. Certo, queste manifestazioni vengono create, insomma c'è tanto lavoro dietro, è inutile nasconderlo. La nostra associazione lavora da mesi per l'organizzazione di tali eventi, non solo, partendo anche da un'attività ben curata, come ho già detto precedentemente, con tantissime esperienze da fare, come è stata quella di portare i ragazzi a Milano, dove abbiamo fatto visita anche agli amici di Lugano. Abbiamo portato i nostri giovanissimi all'Allianz Stadium della Juventus a Torino, quindi facciamo tantissima attività cercando appunto di portare crescita non solo nei nostri ragazzi ma soprattutto per la collettività, perché questo paese ha la necessità e deve cambiare rotta. Lo sport è uno strumento fondamentale per la nostra crescita, quindi dobbiamo alimentarlo il più possibile. Quindi da questo punto di vista voglio comunque pubblicamente cercare di far capire agli amministratori, a chi per esso, alle istituzioni, che devono diamoci una mossa tutti quanti, dobbiamo collaborare, perché solo facendolo insieme possiamo portare lo sport biestano sempre più in alto. Giusto il tuo appello, era proprio la domanda finale che volevo farti, che nonostante le problematiche, nonostante i problemi, bisogna insistere, mai fermarsi, mai dire vabbè siamo a Vieste e si fa quel che si può, non è così? Assolutamente, noi non ci fermeremo mai, siamo testardi, siamo caparbi, siamo volenterosi, vogliamo che le cose qui si sistemino, ma bisogna darsi una mossa tutti quanti, come ho detto prima. Qui l'impiantistica è fondamentale, quindi qua dobbiamo innanzitutto sostenere la causa del Riccardo Spina e maggiormente cercare di coinvolgere anche l'impiantistica dell'Omnisport. Quello è un altro tassello fondamentale per far sì che appunto noi che facciamo calcio possiamo comunque, ma non solo calcio, anche a tutti gli altri sport, possiamo utilizzare un impianto veramente importante, abbandonato da tanti anni, che sta là. Noi oggi siamo felicissimi perché oggi l'FC Lugano, sono due giorni che è qui, hanno fatto delle esperienze, penso, indescrivibili, che porteranno comunque nel proprio paese e che porterà chiaramente turismo, perché comunque le famiglie e tutti i ragazzi sono venuti qua, che hanno fatto la visita alle grotte, la visita ai trabucchi, hanno visto le bellezze del nostro posto, possono trasferire emozioni indescrivibili e portare appunto la crescita anche turistica in questo paese.